bentornati al nostro appuntamento di Media News Extra. Il comando regionale della Guardia di Finanza della Regione Sicilia celebra i 240 anni della fondazione del Corpo. Siamo in compagnia del generale Trotta. Il generale Trotta è il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo che, diciamo, prende questo testimone dopo Screpanti. Sì, infatti proprio oggi ho assunto il comando, proprio oggi che celebriamo il 240esimo anniversario della nostra fondazione. Sono molto contento, sono molto felice, molto entusiasta, insomma, so di salire su un treno che sta viaggiando a una velocità molto elevata, insomma, e spero di riuscire a condurlo almeno alla stessa velocità, insomma. Appunto, lei ha detto che è salito su un treno che sta correndo a una velocità incredibile, perché siamo dopo poste questi 95 arresti proprio nella città di Palermo. Sì, infatti sono arrivato a Palermo proprio nel giorno di una grandissima operazione di servizio che testimonia l'impegno della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine per l'operazione Interforze, quindi insomma credo che sia un buon viatico, ecco, per la mia attività dei prossimi anni. Allora, generale, ci diamo un appuntamento nei prossimi mesi, tireremo un po' le somme di questa città e quello che lei si sentirà di dire in merito. Senz'altro, sono sicuro che sarà già un bilancio positivo, insomma, grazie mille. Grazie. Colonnello Ciaprini, ci ritroviamo nelle nostre interviste perché possiamo dire ormai è un amico del nostro circuito televisivo. Si festeggiano i 240 anni della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e siamo qui a Palermo appunto a festeggiarli, però in realtà dovremmo fare un punto un po' per quanto riconcerne l'attività a mare. Lei è comandante appunto del nucleo operativo aeronavale e possiamo dire che ci sono state fatte proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, delle attività molto importanti. Sì, oltre ai consuntivi che avete senz'altro ricevuto ufficialmente dai comunicati che sono stati fatti, c'è un'attività in corso proprio in questi giorni e noi come Polizia del Mare abbiamo posto come esito un grande risultato anche in tema di stupefacenti, un'indagine molto complessa che ha portato a un grosso risultato riferito ad una nave carica di hashish. E in realtà è la seconda nel giro di pochi mesi. Sì, vorrei dire anche la terza, perché abbiamo una precedente a marzo e una precedente nei mesi del 2013 e si tratta di un filone di indagine che è assolutamente centrale, che passa attraverso la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e è una grande dimostrazione quest'ultimo caso. Quando sarà divulgato è un caso veramente quasi scolastico, perché possiamo dare dimostrazione che al momento in cui le notizie che provengono dall'intelligence del corpo sono corrette, non dico che siamo infallibili, però abbiamo un'altissima percentuale di successo nel cogliere queste navi. Poi sì. Dobbiamo anche dire, insomma, è stato anche rischioso perché c'è stato uno scontro a fuoco. Sì, questa volta è stato un po' più cruento, nel senso che sappiamo che la nave ha offerto una resistenza, sebbene c'erano tutti i presupposti perché le nostre unità potessero fermarla. Quindi possiamo dire, insomma, è noto che è stato fatto uso delle armi. Fortunatamente non ci sono persone ferite o danneggiate da questo conflitto a fuoco sul mare, purtuttavia è stato determinato un'avaria della nave stessa e è in corso un procedimento attraverso un rimorchiatore che porterà questa nave in banchina dove poi verranno svolti gli atti.
Un'ultima domanda, colonnello. Noi ci siamo visti meno di un anno fa, le ho fatto una domanda appunto legato agli sbarchi degli immigrati, quanto l'Italia fosse, fra virgolette, lasciata sola dalla comunità europea. Siamo in piena stagione estiva, gli sbarchi sono quotidiani, cosa è cambiato? È cambiata l'intensità degli sbarchi, non è questa la sede per elementi strategici. Noi naturalmente come Polizia del Mare compiamo la nostra opera doverosa di soccorrere persone che sono abbisognevoli. Resta il fatto che se facciamo riferimento ai primi 5 mesi di quest'anno, quindi gennaio-maggio, noi abbiamo, come dire, accolto con il nostro sistema costiero oltre 7.000 persone, che è già un numero importante, che raggiunge i record degli anni precedenti, esattamente l'anno scorso 2013 e l'altro anno record è stato il 2007, e siamo già al di sopra di quelle cifre, quindi che ci si attende, come ci dicono, e trovandoci quasi agli inizi di luglio, insomma è un po' allarmante il numero. È allarmante e speriamo che, ecco, le forze, posso dire questo certamente, le forze che vengono messe in campo, oltre all'impegno splendido che sta dando la Marina Militare in altura, speriamo che il dispositivo costiero e quello alturiero possano essere integrate con altri mezzi che servono a contenere questo. E gli altri paesi, appunto, la comunità europea? Noi abbiamo dei contributi, lo sapete, attraverso l'Agenzia Europea delle Frontiere, che è Frontex, con dei rischieramenti periodici di aerei che sono portoghesi e di unità di pattugliamento rumene. Però ecco, quello che posso dire, non c'è un incremento rispetto ai dati che già sono stati forniti nel 2013. Grazie. Grazie a voi. Generale Gibilaro, si celebrano i 240 anni della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Tra l'altro possiamo anche dire che si sono raggiunti dei traguardi in pochi mesi importanti qui in Sicilia. Sì, i primi mesi di quest'anno hanno visto una serie di brillanti operazioni sia in materia di contrasto ai reati a pubblica amministrazione, quindi appalti, spesa pubblica, corruzione, concussione. Abbiamo avuto dei grossi risultati lavorando sia con la procura ordinaria che con la procura contabile. Abbiamo avuto delle grosse operazioni anche in materia antimafia. Ieri c'è stata questa operazione molto bella interforze, abbiamo fatto sequestri per quasi oltre 700 milioni di euro, e poi da un punto di vista fiscale abbiamo scoperto ricchezza nascosta all'erario per oltre 450 milioni di euro. Se noi teniamo conto che questo è consuntivo dei primi 5 mesi, abbiamo motivo di ritenere che quest'anno confermerà un trend crescente di qualità ed efficacia dell'azione del corpo. E poi un ultimo, dobbiamo anche ricordare quest'ultima operazione di questo carico, questa nave, la nave della droga. È un'operazione in corso, stiamo ancora aspettando che si perfezioni. Ci sono degli ottimi segnali di un grosso risultato. Andiamo in progress. Grazie.